Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi faremo insieme la fraisier, ossia questa torta alle fragole. Buonissima perché è composta da pan di Spagna, crema diplomatica e tante fragole. È facilissima da realizzare, quindi partiamo subito. La prima cosa che dobbiamo fare è la bagna che ci servirà per il nostro pan di Spagna. Quindi andiamo a mettere all'interno di un pentolino lo zucchero, l'acqua, un bicchierino di limoncello. Se non la volete alcolica, potete tranquillamente non mettere il limoncello, mettere l'acqua e mettere magari la buccia dell'arancia. Io ho messo anche un cucchiaino di estratto di vaniglia. Ovviamente tutte le dosi le trovate giù nell'info box. Porto a bollore il composto, poi spengo e lo lascio raffreddare. Nel frattempo io vado a coppare il mio pan di Spagna. La ricetta è sempre la stessa, non ve la faccio vedere qui per non essere troppo lunga nel video, però vi lascio comunque il link dove potete vedere la ricetta del pan di Spagna e i vari passaggi. Quindi vado a coppare il mio pan di Spagna con un coppapasta dal diametro di 15 cm e vado a spennellarlo con del cioccolato fondente che ho fatto sciogliere al microonde. Lo metto un attimo nel freezer fin quando il cioccolato diventa solido. A questo punto prendo un altro cerchio dal diametro più grande di 20 cm e vado a metterci intorno il foglio di acetato, molto importante perché non si deve attaccare nulla. Potete provare a utilizzare la pellicola se riuscite. Vado a mettere la cioccolata sul fondo e dall'altra parte lo vado a bagnare con la bagna che abbiamo realizzato prima in precedenza. A questo punto taglio delle fragole a metà e le vado a posizionare tutte intorno al pan di Spagna. Non vi preoccupate se ci sono degli spazi, tanto verranno comunque poi occupati dalla nostra crema diplomatica che andremo a fare adesso. Allora, fogli di gelatina li andiamo a mettere nell'acqua fredda, si devono reidratare, li lasciamo 10 minuti da parte e in un pentolino andiamo a fare la crema pasticcera, quindi mettiamo il latte che deve essere fresco, quindi latte intero fresco. Ci mettiamo anche la buccia del limone che io vado a grattugiare perché poi la vado a filtrare. Se volete potete anche metterla intera e poi toglierla. Metto anche una bacca di vaniglia e faccio bollire un pochettino il latte per far sì che prenda bene gli aromi. Nel frattempo in un'altra ciotola vado a montare i miei tuorli insieme allo zucchero e vado ad aggiungerci anche la maizena, l'amido di mais. Potete in alternativa utilizzare la farina, ma io vi consiglio sempre di utilizzare gli amidi per fare la crema pasticcera. A questo punto, quando il latte sarà ben caldo, andiamo a versarlo all'interno del nostro composto di tuorli, filtrandolo così che evitiamo di mangiare il limone e la bacca di vaniglia. E a questo punto riportiamo il composto sul fuoco perché deve addensare e raggiungere 85 gradi. Quando sarà addensata la crema sarà pronta. A questo punto lasciatela riposare proprio qualche minuto, non di più, e andiamo a metterci all'interno la nostra gelatina strizzata dall'acqua e insieme alla gelatina anche il burro, perché la diplomatica contiene anche il burro. A questo punto mescoliamo bene. Quando si sarà sciolto tutto il burro, mettiamo la nostra crema all'interno di una ciotola e la facciamo raffreddare completamente e prima di aggiungere l'altra parte che è la panna montata. Quindi vado a montare la panna, sempre fresca, mi raccomando utilizzate solo panna fresca, senza zucchero all'interno, e quando sarà bella montata e la crema sarà completamente fredda, possiamo unire le due. Quindi vado a mescolare con le fruste la crema per evitare che ci siano grumi e a poco vado ad unirci la panna. A questo punto riprendo la mia torta ed è il momento di assemblare. Quindi mettiamo una prima parte di crema diplomatica cercando di chiudere tutti i buchi presenti. Quindi facciamo andare la crema anche tra le fragole. A questo punto al centro ci mettiamo altre fragole tagliate a pezzettini. Potete anche utilizzare delle fragole tagliate a metà se non le volete tagliare a pezzettini. Al di sopra delle fragole mettiamo un altro disco di pan di Spagna che andremo sempre a bagnare con un po' di sciroppo che abbiamo fatto e concludiamo con altra crema diplomatica fino a coprire e a livellare bene la torta.
Questa adesso andrà in freezer per almeno 2 ore perché si deve ben compattare e la gelatina, insomma, deve attivarsi per far sì che comunque mantenga ben stabile la torta. Dopo 2 ore la torta si presenta in questo modo. Togliamo il cerchio, togliamo anche l'acetato e guardate che bell'effetto che fanno le fragole intorno, davvero bellissima. A questo punto io decoro con un po' di panna montata e le fragole, prima di metterle sulla torta, le vado a spennellare leggermente con un po' di marmellata di fragole, nella quale ho diluito proprio un goccio d'acqua per renderla un po' più fluida. In questo modo non andremo a utilizzare la gelatina. A questo punto con la marmellata che mi è rimasta vado a creare dei decori con una sac à poche. Al di sopra metto le mie fragole tagliate e decorate, insomma, come più preferite. Io ho preferito decorarla in questo modo. E la nostra torta è pronta. Come avete potuto vedere, è abbastanza semplice da realizzare. Fa il suo effetto, soprattutto quando la andiamo a tagliare. Si vede questo strato di cioccolato sul fondo che dà un po' di croccantezza e poi i pezzettoni di fragole al centro. È davvero buonissima, dovete assolutamente provarla. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!